ho la sensazione che potevano essere molti, molti di più. Più contento per il fatto di essere il capocannoniere della squadra, o magari arrabbiato perché devi Diciamo tirare in porta spesso per riuscire a insaccarla. la via di mezzo, contento perché comunque poi fare 7 gol è sempre difficile, anche se potevano essere di più, arrabbiato perché come stasera non posso fare 4 occasioni per farne uno, però sono anche le annate degli attaccanti, io lo so, ormai ho una certa esperienza, ci stanno le annate che appena la sfiori la prendi male va dentro e queste che devi fare 4 tiri. Spero di poter ricominciare a fare magari un tiro, 2 tiri o un gol, quindi sarebbe la cosa migliore, però prima di tutto c'è la squadra, finché la squadra vince va bene così. Penso che l'Atalanta sia la squadra più forte del campionato a fine girone d'andata, adesso che le avete incontrate tutte. Siete là in alto, probabilmente meritavate di stare anche più su del Novara con qualche punto perso per strada. Sei d'accordo con me o credi che non sia tutto così scontato? No, non c'è niente di scontato secondo me, però sappiamo che se giochiamo come stasera è difficile per tutti, bisogna anche dire che qualche punto l'abbiamo perso qua e là e qui c'è un rammarico perché se siamo primi e sapendo che abbiamo fatto partite tipo Regina in casa, Piacenza o altre, questo c'è ancora un po' di rammarico, però abbiamo recuperato tantissimi punti al Novara e questa è una grande cosa, non è mai facile. Quindi ora siamo lì, dipende molto da noi e dobbiamo continuare così. È un momento di mercato, si parla tanto di attaccanti, da attaccante di una squadra che comunque è prima in classifica, cosa pensi di questa situazione? Una situazione che vivo sempre, purtroppo è così, l'attacco si cerca sempre qualcuno, qualche attaccante perché è il reparto più importante, perché se la squadra non fa gol non vince e quindi è normale che si parla sempre di attaccanti. Poi, magari si è puntato su giocatori che poi hanno pensato non rendessero, quindi ormai è così. E mi dispiace perché so che noi davanti siamo tutti bravi, però a me Ciccio, Fabio come stasera e Matteo, oltre a Cristiano, però poi sono discorsi della società, ci sta sempre. Io da quando gioco o in agosto o a gennaio cercano sempre attaccanti. Tu comunque, se per gennaio non pensi assolutamente a... Anche se arriva Gonzalez, Cornia, cioè... Giocherò 20 minuti. No, comunque, cioè, No, l'intenzione è quella è di... normale che più attaccanti arrivano e più ci sarà da competere. A quel punto, se arriveranno più attaccanti bravi e in forma, lotterò ancora di più per avere la maglia da titolare. Ultimissima domanda, questa squadra può andare solo in Serie A o può vincere il campionato, secondo te? Io ti dico che per me è uguale, ti dico la verità, io mi piacerebbe vincere il campionato, stravincerlo mi piacerebbe perché l'Atalanta se lo merita, però l'obiettivo nostro è andare in Serie A, poi terzi, secondi, quarti, playoff, sesti, primi, l'importante è andare in Serie A, festeggiare perché penso che sia una festa incredibile, solo pensare a quella festa mi fa venire i brividi, quindi lottiamo per quello.